richiesto ed è finalmente arrivato il bookshelf tour. Ciao a tutti, ebbene sì, ci siamo, sono pronta a farvi vedere tutti i libri fumetti della mia libreria. Prima di iniziare qualche piccola premessa, non sono tutti i libri fumetti che posseggo, questo perché molti libri e fumetti sono rimasti a casa dei miei, non ho potuto portare ancora tutto su con me qua a Milano. Quindi per adesso ho portato titoli che devo principalmente ancora leggere. Come vedete poi ci sono degli scaffali magari un po' vuoti, in alcuni ci sono delle cose che non hanno a che fare con i libri, questo perché in casa non abbiamo ancora al 100% sistemato, non abbiamo tutti i mobili e quindi visto che non ho ancora abbastanza libri e fumetti da riempire la libreria, ho sfruttato gli scaffali liberi per poterci mettere altre cose. Non vedrete soltanto miei libri e fumetti, c'è qualche cosa anche del mio fidanzato visto che la libreria è nostra. Non sono bravissima con i nomi, quindi perdonate qualche defiance, qualche errore magari di pronuncia, può essere magari capitato anche con qualche titolo di averlo storpiato, ma semplicemente perché è un video molto lungo da fare e dopo un po' sbarello anche io, quindi perdonatemi. Ultimissima cosa, è impensabile scrivervi qua sotto in descrizione tutti i libri e fumetti che vi ho mostrato, ho cercato però di fare una lista su Amazon, quindi troverete un unico link qua sotto in descrizione con la lista di bene o male tutto quello che vi ho mostrato, così se vi è sfuggito qualche cosa o di nuovo l'ho storpiato o magari ve lo volete appuntare potrebbe esservi utile. Bando alle ciance, iniziamo! Panoramica generale della libreria, come vedete ci sono degli scaffali ancora un po' vuoti o con delle cose che non sono esattamente libri o fumetti, ma è una situazione temporanea. I libri principalmente sono stati disposti da questa parte, mentre tutti i manga sono nella colonna centrale. Direi di iniziare lassù in cima. Partiamo con lo scaffale che mi metterà più in difficoltà perché io sono in piedi sulla sedia e comunque con le braccia alzate per filmare questo scaffale. Qua ci sono principalmente libri di letteratura non di genere, come ad esempio The Muse di Jesse Barton, di cui ho anche la versione in italiano, La Musa. Il libro della vagina di Nina Brockman e Ellen Strockendahl, i Melrose, il volume unico che contiene tutti e cinque i romanzi, ho letto per ora i primi due, di Sara Perrio ho Il serpente dell'Essex e La maledizione di Melmoth. Ci sono poi Favola di New York di Victor Lavalle, The Greek Myths di Robert Graves, In buona compagnia dell'Odissea e l'Iliade, c'è poi L'universo degli uomini di Jean-Pierre Vernant, e tre saggi di Eva Cantarella, Secondo natura, la bisessualità del mondo antico, L'ambiguo malanno, condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana, e Passato prossimo. Andando avanti ci sono La società degli animali estinti di Jeffrey Moore, The Ladies of Grace Adieu di Susanna Clarke, Franny e Zoe di Salinger, Il ballo di Nemirovsky, Novella degli scacchi di Stefan Zweig, Il minotauro di Benjamin Tammuz, La parete di Marlene Haushofer, Rondo di Brandis, Miti del Nord di Neil Gaiman, La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo di Niffenegger e La vita segreta delle api di Summon Kid. Altro scaffale per me difficile da raggiungere, proseguono titoli di narrativa non di genere o comunque letteratura tra virgolette mista. Cominciamo con Il tomone di piccole donne, seguito da Storia di May, piccola donna di Beatrice Masini, Si scioglie di Lise Spitt, La macchina della felicità di Katie Williams, Essere una macchina di Mark O'Connell, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks, Zia Mam di Patrick Dennis, Tu sei un duro che fa soldi di Jen Sincero, vi ho parlato recentemente dei miei libri preferiti di Self Help e la mia TBR, in cui appare anche questo libro qua, The Year of Less di Kate Flanders. Armi, acciaio e malattie di Jared Diamond, Trilogia di New York di Paul Auster, Il maestro e Margherita di Bulgakov, Manuale di scrittura creativa di Roberto Cotroneo, Mara di Ritanna Armeni, Il condominio di Ballard, mi sono accorta girando questo video che ho tante etichette sui libri, prometto che le toglierò presto, L'amante giapponese di Isabella Allende, Guida tascabile per maniaci dei film e ovviamente Guida tascabile per maniaci dei libri, Come viaggiare con un salmone di Umberto Eco, The Vegetarian di Han Kang, Frankenstein di Mary Shelley, The Secret History di Donna Tartt, The Red Hair Woman di Pamuk, The Passenger Portogallo, Freeman's Potere, The Diary of Adam and Eve di Mark Twain, in questa versione inglese-ungherese, Si trasforma in un razzo missile di Demented Burro Cacao,
Cloud Spotting, una guida per i contemplatori di nuvole di Praetor Pinney, La casa di Henriette di Domenico Barilla, The Last Boy and Girl in the World di Siobhan Vivien e Il libro degli esseri a malapena immaginabili. Continuano qui i libri di narrativa non di genere, poi alla fine dello scaffale ci sono un po' di libri mystery, thriller, horror. Iniziamo con un po' di libri di autori ungheresi, fra cui Il vecchio pozzo di Magda Szabo, La donna giusta di Sándor Máray, Il viaggiatore al chiaro di luna di Antal Serb, altri libri di Magda Szabo per Elisa, La notte dell'uccisione del maiale, L'altra Esther, e poi premio Nobel per la letteratura Essere senza destino di Imre Kertész. Qui ho radunato un po' di iperborea. Abbiamo Il libro dell'estate di Tove Jansson, molto carino per il rapporto fra nonna e nipote, della stessa autrice anche Fair Play, della collana delle fiabe di Iperborea o fiabe danesi e fiabe lapponi, da leggere soprattutto in inverno secondo me. Il libro del mare di Strokness è una sorta di libro, saggio sul mare, anche una storia di viaggio, di scoperta, molto molto interessante anche se magari conoscete già qualche cosa del genere. Il vichingo nero di Birgisson, di Longlit Vun, La via del bosco, una storia di lutto, funghi e rinascita. È proprio quello che dovreste aspettarvi dal libro, una storia di perdita, di lutto, di dolore, ma anche di scoperta tramite un corso sui funghi. Ultima iperborea, Cerchi infiniti, viaggi in Giappone di Notbom. Proseguendo ci sono La strada di McCarthy, Storia della nostra scomparsa di Jingjing Li, una storia sulle comfort women, Nuvole di fango di Skilperord, Anima di Moawad, When Breath Becomes Air di Paul Calamity, molto fiera di questo regalo fatto al mio fidanzato, Ingiuri e insulti, un manuale di pronto impiego di Federico Roncoroni. Da questa parte iniziano i libri un po' più cupi, come ad esempio I miti di Cthulhu di Lovecraft, ma anche Dracula di Drake Stoker e J.D. Barker, oppure Gli amici silenziosi di Laura Purcell, che mi ha fatto venire giusto qualche incubo. Di suo ho anche The Corset, e poi altri crime sono La strategia del gambero di Piero Colaprico, Paziente 64 di Adler Olsen, Mystery and Mayhem, una raccolta di storie crime di vari autori, fra cui Robin Stevens, di cui ho Pericoli in famiglia, e Cream Buns and Crime. Continuano in questo scaffale i mystery, thriller, horror, come ad esempio Horror Store, una sorta di horror ambientato all'IKEA. Vi avverto già che ci sono tanti libri del mio fidanzato di questo genere, fra cui La casa delle voci di Donato Carrisi, i libri di Stephen King come ad esempio Pet Sematary, It, che avevo iniziato anche io e come potete vedere non ho mai terminato, L'uomo in fuga è credo l'unico libro veramente mio che ho acquistato io di Stephen King, e Rose Madder. Continuando abbiamo Il bambino di Fiona Barton, Follia di Patrick McGrath, sì, mi devo ricordare di togliere questa etichetta, Viale dei giganti di Mark Duguayn, Morte di un giovane di belle speranze di Jessica Fellows, o anche il primo di questa serie, ovvero L'assassinio di Florence Nightingale Shore, ce l'ho sul comodino perché è attualmente in lettura. Le sette morti di Evelyn Hardcastle di Stuart Tarton è un giallo molto molto originale, se state cercando qualcosa fuori dagli schemi è il titolo per voi. The Invention of Murder di Judith Flanders è una sorta di saggio sulla letteratura crime. La dominatrice di Agatha Christie, sempre della Christie o anche Parker Pyne indaga. Inizia qui una spilza di titoli di Shirley Jackson perché è un'autrice che piace molto al mio fidanzato. Innanzitutto abbiamo Paranoia, Dark Tales, Lizzie, We Have Always Lived in the Castle, The Haunting of Hill House, The Lottery and Other Stories e La ragazza scomparsa. Il tempo dell'inquietudine di Jasper Stein è il primo volume di una serie, abbiamo i primi due, sono dei gialli appunto ambientati nel nord Europa, e il secondo è Bye Bye Blackbird. Iniziano ora i libri di Sherlock Holmes, The Hound of Baskervilles. Mi sono appena accorta che c'è un intruso, ovvero Alice nel Paese delle Meraviglie, penso sia finito in mezzo ai libri di Sherlock perché ha la stessa edizione della Penguin English Library. A Study in Scarlet, The Sign of Four, The Valley of Fear, The Five Orange Pips and Other Cases, The Memoirs of Sherlock Holmes e The Return of Sherlock Holmes.
Questo scaffale lo riconoscerete sicuramente perché ho già fatto un mini tour dei libri di autori giapponesi in mio possesso, quindi passiamo oltre. Se siete curiosi, il video lo trovate nelle schede e in descrizione. L'unica aggiunta che voglio fare è riguardo a questi 5 libri. Ovviamente che Giappone è senza le 36 vedute del Monte Fuji di Hokusai. Questo si srotola praticamente con tutte le vedute. Passenger Giappone, una sorta di libro rivista con diversi approfondimenti appunto sul Giappone. Non di un autore giapponese ma ambientato in Giappone è Kabuchiko di Dominique Sylvain. Di nuovo autrice italiana, libro però ambientato in Giappone, Quel che affidiamo al vento di Laura Imai Messina. Infine un libro testimonianza bellissimo, molto toccante, che racconta la storia di Kito Aya, ovvero Un litro di lacrime. Continuando in giù abbiamo due scaffali dedicati a fantasy e fantascienza. Six of Crows di Leigh Bardugo lo devo ancora leggere e non ci crederete mai, ma è in mio possesso da da tipo 2 settimane dopo la sua uscita, prima uscita, cioè è imbarazzante, lo so. L'attraverso specchi di Christelle Dabaux con Fidanzati dell'inverno, Gli scomparsi di Chiar di Luna, per ora il mio preferito della serie, e La memoria di Babel, manca ovviamente l'ultimo quarto volume. Black Panther, Il giovane principe di Ronald L. Smith, la duologia di Lainey Taylor, Il sognatore, di cui ho amato alla follia il primo volume, ma devo ancora leggere il secondo, La musa degli incubi. Un fantasy tutto italiano è Absence di Chiara Panzuti, Il gioco dei quattro è il primo volume, io ho letto anche il secondo in digitale che però non mi aveva fatto impazzire e non ho mai terminato la serie. Non ho ancora terminato nemmeno la trilogia di Sally Green, il primo volume è Half Bad, il secondo Half Wild e quello che devo ancora leggere è Half Lost. Questo libro non è mio ma del mio fidanzato, non credo che lo leggerò mai per quanto sia rimasta abbastanza incuriosita dal mondo di The Witcher, comunque Sword of Destiny e non so nemmeno se sia il primo o il secondo, so solo che ce n'è un altro in fondo allo scaffale. A Court of Thorns and Roses di Sarah J. Maas, A Court of Mist and Fury e l'ultimo A Court of Wings and Ruin. Coraline di Neil Gaiman. Altra trilogia che devo ancora terminare è quella di Illumine di Amy Kaufman e J. Christophe, il primo volume mi era piaciuto da morire, mentre Gemina mi aveva lasciato un po' più tiepidina, forse per questo che ancora non ho letto l'ultimo, ovvero Obsidio. Ah, se vedete il segnalibro in Illumine è perché lo aveva iniziato tempo fa anche mio fidanzato, ma non l'ha ancora proseguito. The Handmaid's Tale di Margaret Atwood è un libro chiacchieratissimo, super super amato, che a me è piaciuto per certi versi, ma non mi ha fatto impazzire. Rebel of the Sands di Alwyn Hamilton. Shadow of the Fox di Julie Kagawa è un titolo di cui non ho mai sentito parlare in giro, ma mi incuriosisce perché è ambientato in un mondo ispirato al Giappone. Questa autrice è poi famosa per una serie che ha fatto sui draghi. The Night Circus di Erin Morgenstern. E poi, come vi accennavo, un altro libro della serie di The Witcher, The Last Wish. Forse lo avevate notato o forse no, non è un caso comunque. Il precedente scaffale era tutto dedicato ai libri in copertina flessibile, qua ci sono soltanto copertine rigide, tranne un cofanetto. Nevernight di J. Christophe, serie fantasy che mi è piaciuta tantissimo, anche se il primo libro secondo me rimane il migliore. The Language of Thorns di Leigh Bardugo, una serie di storie. Il priorato dell'albero delle arance di Samantha Shannon, seguito a ruota da un altro immenso mattone, ovvero Giuramento di Brandon Sanderson, il terzo libro delle cronache della Folgoluce. Figli di sangue e ossa di Tomi Adeyemi, Caraval di Stephanie Garber, Loki, il giovane dio dell'inganno di Mackenzie Lee. Molto molto carino anche questo fantasy, Il canto dell'usignolo di Lian Hearn, il primo libro della saga degli Otori. Paper Magician l'avevo trovato in una Rebel Box, se non sbaglio, ed è di Charlie Holmberg. Brandon Sanderson, Is the Way, eccolo qua con il ritmatista, non forse il mio preferito fra i suoi, però comunque molto godibile. La voce delle ombre di Frances Hardinge, autrice che ho incontrato anche a Mare di Libri, mi ha deliziato con una oca. La trilogia dell'Area X di Jeff Vandermeer inizia con Annientamento, tra l'altro copertine fighissime, made by LRNZ, Autorità il secondo volume, si conclude con A
L'accettazione. L'orso lusignolo di Catherine Arden. L'orologiaio di Filigree Street di Natasha Pulley. Anche in questo caso ho incontrato l'autrice, sempre a mare di libri, ma in un anno diverso. E infine Il cofanetto di Mistborne di Brandon Sanderson. Purtroppo non ve lo consiglio questo cofanetto perché le edizioni sono super, super delicate e si rovinano anche solo guardandole. Non so come lo rimetterò dentro, ma questo è il primo volume che mi sono portata dietro a Lucca Comics, dove ho incontrato Brandon Sanderson. Uno dei miei sogni della vita si è realizzato. Altri fantasy si nascondono in questo scaffale ancora un po' caotico e dominato da Harry Potter. Per ora con me qua a Milano soltanto Harry Potter e il prigioniero di Azkaban in questa edizione illustrata da Jim Kay. Ovviamente ho anche i precedenti due che ho già letto e che trovo magnifici. Non ho mai letto invece ancora Le cronache di Narnia, ecco perché questo cofanetto vecchissimo è con me. L'ho preso addirittura prima dell'uscita del primissimo film. Abbiamo poi The Bone Witch di Rin Chupeco e la serie di Harry Potter in inglese. Ve le faccio vedere velocemente, questo è il secondo, il terzo con una delle mie illustrazioni preferite, il quarto, quinto, sesto e settimo. Chiudiamo i libri fantasy con Lainey Taylor, La chimera di Praga. Qui ci sono tutti i fumetti Bao che ho a casa qui con me a Milano. Un classico intramontabile, Bellezza, Un'estate fa di Zidru e la febbre, Le ragazze del Pillar di Teresa Radice e Stefano Turconi, Imparare a cadere di Michael Ross, la nuova edizione di Viola Giramondo di Teresa Radice e Stefano Turconi, Il cubo dei mille mondi di Lufio, Kobane Calling di Zero Calcare, Andy, i fatti e la favola di Typex, il primo volume della Belgica di Tony Bruno, fumetto forse un po' sottovalutato, non ne sento parlare tantissimo in giro, a me invece è piaciuto tantissimo, è Una sorella di Bastien Vivet. Poi c'è Sfera di Albe Ilongo, autore che ho incontrato, se non sbaglio, alla Fiera del Fumetto a Padova, qualche anno fa. Una rivisitazione in chiave moderna del classico Jane Eyre a fumetti, da parte di McKenna e Perez. Terzo e ultimo volume della trilogia Kids with Guns di Capitan Artiglio, se non sbaglio questa è la copertina Variant. Due figli e altri animali feroci di Leo Ortolani. Macerie prime di Zero Calcare, volume 1. E il secondo volume, Sei mesi dopo. Neon Brothers di Alice Berti, lo avete visto recentemente qua sul canale, mentre una new entry è La tettonica delle placche. Anche qua grandissimo classico I Kill Giants di Joe Kelly e Kenny Mura, è uno dei miei fumetti preferiti di sempre. L'elenco telefonico degli accolli di Zero Calcare, Mercedes di Daniel Cuello, Inni alle stelle di Joe Pota, Ramo di Silvia Vanni, Alice di Sogno in Sogno di Giulio Macaione con i colori di Giulia Adragna. Altro capolavoro di cui vi ho parlato in lungo e largo è Le Malerbe. Sempre pronti di Vera Brosgol, autrice anche di Anya e il suo fantasma, entrambi molto molto belli. Soprattutto se state cercando una lettura che parli di accettazione e adolescenza. Sob degli Scarabocchi di Michael e Mirko. Il fumetto sul fumetto, Capire, fare e reinventare il fumetto di Scott McCloud. Ho qui con me soltanto un paio di volumi di Lumberjanes e il primo volume di Odio Favolandia di Scottie Young. Gli altri fumetti Bao continuano in questo piccolo angolino con tutta la serie di The Sender. Questo è il primo volume ad esempio di Jeff Lemire e Dustin Nguyen. Ho poi il primo volume di Ascender, sempre dagli stessi autori, una nuova serie post The Sender. Immancabile poi Saga. All'inizio di questo scaffale ho qualche saggio manuale sul fumetto, in particolare questo su Naoki Urasawa, Disegnare, disegnare a più non posso. C'è poi Storia dell'animazione giapponese di Guido Tavassi, con l'illustrazione della copertina di LRNZ, Graphic Novel di Andrea Tosti e il manga Storia Universi del fumetto giapponese. Partiamo con i veri e propri fumetti, il primo enorme è il Mahabharata, seguito dalla versione a fumetti dell'Arte della Guerra. Non è un fumetto, ma ancora non sapevo bene dove collocare questa edizione illustrata di Lulu Maio, dietro ogni grande donna c'è sempre un grande gatto. Tra l'altro non so se lo sapete, ma ci siamo, io e Cersei, alla fine del libro. Un po' di titoli Feltrinelli Comics, il primo è Lo specchio dell'amore, c'è poi Io sono Maria Callas di Vanna Vinci, la trilogia Vlad di Matteo Strucole e Andrea Motti, il primo volume Le lame del cuore, c'è poi Neve e fuoco e Il tempo del sacrificio.
Don Zaucher di Emiliano Pagani e Danilo Caluri, Habemus Papam, Venga il mio regno, e Ego te dissolvo, Croce sul cuore di Wally, Verax, Come ti controllo con il drone, Università e pecore di Alice Milani, La dottrina di Alessandro Bilotta e Carmine di Giandomenico, L'allegra vita della quota rosa e Noi dove eravamo di Silvia Zicche. Mi dimentico sempre come si pronuncia il titolo di questo fumetto di Roberto Recchioni. Nuvole nere di Ruju Cavalletto Piccioni. Senza sangue, l'adattamento a fumetti del romanzo di Baricco. Ci sono poi due fumettini di Canicola, il fratello di Jürgen e Sempre insieme. Grande capolavoro è Rughe di Paco Roca, se ancora non lo avete letto, leggetelo. Urgenza livello 3. Una storia di Gipi, fan di Paolo Bacigliere, è un fumetto sulla storia delle parole crociate. Taglia e cuci di Marjane Satrapi, autrice sicuramente più conosciuta per Persepolis. We Are the Champions di Dario Moccia e Tuono Pettinato, che io ho avuto l'opportunità di intervistare proprio grazie a questo fumetto a Mare di Libri e ovviamente mi sono fatta fare anche una dedica. Italo, Educazione di un reazionario di Vincenzo Filosa. Trottole di Tilly Walden, The Infinite Weight di Julia Wertz. Questo fumetto era in una Oppipolla ed è Calat di Giulia Pecks. Altro libricino che non è un fumetto, ma è un'edizione illustrata ed è il Menù di Yoichi. Passiamo finalmente ai manga. Qua in cima abbiamo tutto Death Note nella Black Edition. Come vi accennavo all'inizio, devo ancora leggerli. Ci sono poi La stanza silenziosa di Yoshiharu Tsuge, Figlio unico di Vincenzo Filosa e Un ragazzo gentile di Shinichi Abe. Subito sotto abbiamo il mio grandissimo amore, ovvero Monster di Naoki Urasawa, seguito da un altro thriller, ovvero Summertime Rendering di Yasuki Tanaka. Io fino al numero 6 ho letto per adesso i primi tre. Ci sono poi Dipinti maledetti, il primo volume di Aci, e dall'autore di Erased, Echoes di Kei Sambe. Qui invece abbiamo La scelta di Pandora di Yudori, un'autrice coreana, questo è il secondo volume. I manga della collana Eiken di Bao Publishing, questo è Don't Like This di Kaori Tsurutani, seguito dai due volumi unici di Koichi Masahara, Le anime di Edo e I doni di Edo. Altro volume unico, I paesaggi di Kinami di Akiteru Nomoto. Una raccolta di 14 racconti di Isaiwa Oka, Nuvole Bianche. Altra raccolta della stessa autrice, tutti i racconti ambientati questa volta nello stesso posto, ovvero la scuola. Sempre di Isaiwa Oka c'è Dosei Mansion, una serie di 7 volumi. Beastars di Paru Itagaki, di cui ho il volume 1, 2 e 3. La caduta Reiraku di Ino Asano. A Girl on the Shore di Ino Asano, ovvero La ragazza in riva al mare, e Solanin dello stesso autore. Qua sotto, come vedete, ci sono un po' di shoujo, boys love e yuri. Ho il 13 e 14 di Say I Love You di Kanae Azuki, il numero 2 di Iona la principessa scarlatta, 11 e 12 di Amarsi e lasciarsi di Yosaki Saka, gli ultimi numeri, penultimo numero della serie, il numero 13 di Tsubaki Chololi Planet di Mikaya Mamori. Ho l'1, il 4 e il 5 di Perfect World di Rie Aruga. Non so dove sono finiti gli altri, saranno sicuramente rimasti a casa dei miei. I primi due di Our Little Sister, Diario di Kamakura di Akimi Yoshida. I primi tre di Come dopo la pioggia di Yun Mayuzuki. I 5 volumi usciti per adesso per Flashbook di Given di Natsuki Kizu, un boys love che ha molto a che fare con la musica. Dal 5 all'8 di Blooming to You, uno Yuri che mi è piaciuto tantissimo, infatti ve ne ho parlato molto recentemente qua sul canale. Il primo volume di Escape Journey di Ogeretsu Tanaka, il primo di 3 volumi, un boys love che è molto divertente. Doveva uscire il secondo a fine marzo, ma ovviamente per la situazione attuale è stato tutto rimandato. Comunque non vedo l'ora di continuarlo. Jackass di Scarlett Berico è invece un boys love a volume unico bellissimo. Le premesse sono un po' sciocche, però vi assicuro che è una storia che merita molto. E infine La regina d'Egitto. Qua ci sono principalmente volumi unici e manga dalla dimensione un po' più grande. I gatti del Louvre di Taiyo Matsumoto, Nekomichi, la via del gatto di Isaiwa Oka, Wotakoi, Love is Hard for Otaku di Fujita,
La mia prima volta di Cabina Gata, un fumetto che secondo me tutti dovrebbero leggere, va molto al di là della prima esperienza sessuale. I primi due volumi di Sunny di Taiyo Matsumoto, i primi due volumi di Children of the Whales di Abby Umeda, il primo volume dell'Eternal Edition di Sailor Moon, una raccolta di storie è Il Giardino dell'Eden di Kaoru Fujiwara, così come Fetish, molto oscuro, tratta dell'amore quasi patologico. Il secondo volume dello Sfigatto, Lo Sfigatto fallisce ancora, The Boxman di Imiri Sakabashira, Seiri-chan, la tua amica mensile di Ken Koyama, Heavenly Delusion, il primo volume di Masakazu Ishiguro, e poi i primi 8 volumi di Made in Abyss. Vi prego di portare un po' di pazienza perché questo prossimo angolino sono i più incasinati della libreria per adesso. Devo ancora trovare un posto dove mettere le spille Bao. Ci sono poi i primi 13 volumi di The Promised Neverland, di Kai Ushirai e Posu Kademizu, una serie sul thriller cupa molto avvincente. Non ha bisogno di presentazioni L'attacco dei giganti di Hajime Isayama, o dal 22 al 29, sono finalmente in pari con la serie. E poi i primi due volumi di 6 di Attica di Giacomo Bevilacqua. Qua ci sono dal numero 10 al numero 16 le situazioni di Lui e Lei di Masami Tsuda, dal 2 al 5 di Yotsuba, il primo volume di Radiation House, un medical drama a manga, Astra Lost in Space, Renzi la strega, Bakemonogatari Monster Tale, Cardcaptor Sakura, Ariadne in the Blue Sky, Il giardino delle parole di Makoto Shinkai, questo è il romanzo, i primi 6 volumi di Blue Flag di Kaito, probabilmente il mio manga preferito dell'anno scorso, e i primi 2 volumi di The Ancient Magus Bride. Non vi ho citato, ho fatto vedere questi libri qua perché sono tutti bozze di libri che avete già visto comunque in edizione definitiva. Non ci posso credere, ce l'abbiamo fatta, è stata lunga e faticosa, devo anche editare questo video, quindi ho del lavoro da fare. Comunque spero che questo video possa esservi d'aiuto, di ispirazione, magari vi ho dato qualche consiglio per la vostra prossima lettura o semplicemente vi ha incuriositi la copertina e il titolo di qualche libro. Non lo so, spero comunque di avervi tenuto un po' di compagnia. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il link alla lista Amazon con tutti i titoli che vi ho mostrato. In più c'è anche il link per iscrivervi alla newsletter. Ci vediamo ogni venerdì per qualche consiglio e aggiornamento. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!